Ecco, una cosa importantissima, è questa cosa qua, no? Un concetto molto semplice, la velocità di circolazione della moneta. Se noi qua tutti in questa sala, no? Ci mettiamo uno in fila e ognuno di noi passa una banconota di 50 euro e l'altro gli dà una biro, e lo facciamo qua, abbiamo creato, saremo un centinaio, 120 persone, abbiamo moltiplicato 50 euro per 120, abbiamo creato un PIL pari alla somma di 50 euro moltiplicati per 120. Lo Stato si è incassato ogni volta che ha passato questo meccanismo l'IVA del 20%, e quindi abbiamo creato ricchezza, si fa per dire. Ma se cominciamo ad aver paura e la biro ce la teniamo in tasca e l'altro si tiene in tasca 50 euro, la velocità di circolazione della moneta fa abbattere completamente il PIL e le entrate fiscali. Quindi è fondamentale vedere come questo indicatore fa vedere che è crollata la velocità di circolazione di moneta, che è dettata dalla mancanza di fiducia. Perché se noi lavoriamo in un'impresa e non sappiamo che l'impresa se mi licenzia o no, io tengo i soldi in tasca. Quando la crisi verrà risolta, probabilmente si riprenderà a far circolare la moneta, anche perché nel frattempo era doppiato come numero, cioè c'è il doppio di moneta in circolazione. Vai, questa saltiamola. Sì, prego. No, c'è un problema. Sono le 11:20, abbiamo un filmino, poi le domande del pubblico. No, ecco Paolo, sì. Tutto lì. Ma voi avete fretta? No, io per carità, io non c'è problema, però lo devo. Questa ecco, metto l'orologio sul tavolo, perché così lo vedo. Ok. Questa è carina comunque, questi qua sono i veri furbetti del quartierino, Non sono quegli altri, quelli che vi ha descritto Milano Finanza, eccetera. Sono questi che stanno giocando una partita a poker sulla pelle degli americani. E poi c'è i furbetti europei e i furbetti italiani, sono tutti lì, e stanno giocando sulla pelle vostra. Vabbè, qui il peggio è passato, in realtà ci sono ancora nuovi rischi e nuove paure, crediti in sofferenza, il problema degli immobili commerciali, la caduta di valore perché se mancano i consumi, la disoccupazione continuerà a salire, è previsto, non finirà qua. I consumatori americani stanno risparmiando molto, i consumatori americani, e naturalmente risparmiando non consumano, e allora c'è bisogno che la differenza dei consumi venga buttata lì dallo Stato, perché no? Se l'economia si ferma e si ferma in maniera strutturale, è inutile buttare dentro del denaro, non serve a niente se non a tamponare qualche buco per qualche mese. Se potessero riprendere i consumi come un tempo, ma non accadrà, perché poi il potere d'acquisto delle persone non riesce ad aumentare, perché questo è il problema fondamentale. Gli stipendi non aumentano. Non aumentando gli stipendi, la gente non consuma più. Per aumentare gli stipendi deve riportare la produzione in America, o in Europa, o in Italia, e rimettere in moto il meccanismo del valore, cosa che nessuno Stato in questo momento sta facendo. Vabbè, qui facciamo alcuni dati velocissimi, ma proprio perché sono un po' noiosi a quest'ora di venerdì sera. Sono indicatori che sono usciti negli ultimi 3 o 4 giorni. Il Philly Fed, cosiddetto, è un indicatore dell'industria manifatturiera americana, no? Che è migliorato leggermente, e qui fa sperare in un rimbalzo successivo. Vedete poi che ogni volta che si sono toccati livelli minimi, no? Storicamente, si è poi ripartiti con questo indicatore che è salito, e quindi fa sperare che questo qua sia la fine, ma è una speranza, è una scommessa. Poi ci abbiamo le housing starts, che sono la nascita delle nuove case, cioè le nuove case che vengono costruite, e vediamo che i livelli sono a livelli minimi anche nell'ultimo dato di questa settimana uscito, quindi non c'è ancora nessuna speranza dal punto di vista delle case. Qualcuno sui giornali ci dice che le case in America hanno aumentato le vendite. Vai a leggere su qualsiasi blog intelligente, che non è un giornale, e se leggi quelle pignorate, cioè quelle vendute a metà prezzo. Quindi sono le case vecchie vendute a metà prezzo dalle banche che sono disperate, no? E poi il mese scorso, febbraio, i pignoramenti sono spariti. E allora qualcuno ha detto ai giornali: cavolo, siamo a posto, siamo perfetti, perché non ci sono più pignoramenti, il sistema è sano. No, le 10 banche principali americane avevano bloccato i pignoramenti per un mese. Li hanno ripresi 3 settimane fa, e abbiamo visto salire il numero dei pignoramenti a livello stellare. Fra un po', il mese prossimo, diranno che abbiamo venduto un casino di case.
E ci crede, pignoramenti, ma basta leggere i dati, basta, è l'ABC dell'economia. E ogni giorno ci raccontano balle. Ce lo puoi girare un attimo? Questo è un dato che i giornali non fanno vedere, Luigi poi dopo mi picchi stasera, io lo so. Questo qua è un dato che indica le carte di credito, cioè il fallimento in percentuale, quelli che non pagano le carte di credito. È un bel dato, questo qua è uscito l'altro giorno, nessuno ne parla. Poi cosa abbiamo lì? Sì, abbiamo, ecco, questa qua è la vendita di case che abbiamo avuto grazie ai pignoramenti, che è in salita. E allora dicono tutti che siamo alla fine del tunnel. Ecco, questo è un dato importantissimo. La capacità produttiva è ancora in forte discesa. È uscito un dato questa settimana. Quindi c'è troppa capacità produttiva. Quindi non si riesce a vendere, si crea un magazzino e le aziende ancora non lasciano, in America licenziano e in Europa, in Italia lasciano ancora in cassa integrazione. Questo è un bellissimo dato perché la gente poi ricerca disperatamente il dato positivo. Il porto di Los Angeles ha visto in questo mese aumentare il traffico. Però si domandano già se il porto di Los Angeles, dato che finisce l'anno fiscale in Cina, c'è la festa di non so che cosa, non si capisce bene se è un dato particolare dovuto a quella cosa lì, oppure Obama ha pagato 10 navi in più per partire, così fanno vedere un bel dato. E perché sì, perché i dati poi vengono manipolati molto bene da chi deve cercare di guidare fuori da questa crisi l'economia. La produzione industriale del G7, dei paesi del G7, non è ancora salita, non sta risalendo. Questo è un bellissimo dato positivo, la disoccupazione che sale. È un dato positivo perché vuol dire che le aziende si stanno pulendo. E abbiamo visto un'altra cosa, ci sono alcuni professori, quelli positivi, che spiegano, no? Che ogni volta che la disoccupazione è arrivata dai picchi, poi abbiamo recuperato. Speriamo che sia così anche questa volta, però una crisi così grossa non l'abbiamo mai avuta, quindi quel chi dice che poi abbiamo recuperato, voglio capire bene su che basi lo dice, su basi statistiche delle ultime crisi, ma non quella del 29. E queste qua sono le vendite retail, al dettaglio, in America. Erano salite e poi sono scese un'altra volta, cioè non c'è spazio. Se appena si accorgeranno che questi dati che vi ho appena fatto vedere non sono delle punte che poi si stanno riassorbendo, i mercati azionari collasseranno. Ci vorrà una settimana, ci vorrà un mese, ci vorrà due mesi, ma è evidente che potranno migliorare leggermente, ma non potrà esserci un cambio, almeno questa è la mia, quello che io penso, non potrà esserci un cambio radicale, perché questa è una crisi strutturale che durerà parecchio, non finirà in pochi mesi, potrà esserci un miglioramento in pochi mesi. No, lasciamola, questa è un'altra economia. Vai un attimo. No, ne parliamo dopo di questo. Ok, facciamo questa. Adesso facciamo un piccolo break che abbiamo un piccolo video, filmatino di 7 minuti di terrore, è un film di Hitchcock, che riguarda un attimino il concetto della moneta, un ABC dell'economia che ho fatto vedere ai miei figli, l'hanno capita, hanno pochi anni, quindi è un po' esagerato se vogliamo. Ma... Manca l'audio? No. Ah, però c'è... Scorre la traduzione?